Amici di YouTube, ben ritrovati sul mio canale. Oggi giro il video svuota la spesa, lo so perché me l'avete richiesto. Abbiamo fatto una piccola spesuccia, poca roba al Lidl, e adesso di 40 euro, e adesso tiriamo fuori parte delle cose che sono già state tirate fuori, quindi il pane. Poi prendo spesso le salviettine struccanti della Sien, due confezioni di tonno all'olio d'oliva, il pollo a pezzettini da fare appunto con le salsine, i cereali, i cornflakes, i limoni, ok? Poi questi, il sapone mani della Sien, perché li ho finiti, ne ho presi due. Ho preso questo e quello all'edelberry, sono buoni tutti e due. Poi olive nere, olive verdi, una confezione di piselli, un pacchetto di noci già sbucciate che sono molto buone, il napisan per la lavatrice, che oggi devo fare delle altre lavatrici, i cubetti accendifuoco per il camino, il lisoform disinfettante che adesso devo passare su tutti i pavimenti, tra l'altro il WC gel candeggina per il bagno perché l'ho finito, il sale fino, il sale grosso, il deodorante per mio marito, ok, succo d'arancia, le patate quelle piccoline che sono molto buone, io le faccio con la buccia al forno, sono buonissime, due prodotti per i capelli che si sono sfatasciati, quindi il balsamo, questo qui al macadamia oil, e il suo shampoo, sono buonissimi questi due, sono fantastici. Poi un deodorante roll-on e una confezione di croissant alla ciliegia. Degli empties, quindi svuoto la spesa ma svuoto anche i prodotti finiti. Allora, li ho contenuti tutti nel borsone dell'Esselunga, non sono prodotti dell'Esselunga, però li ho messi tutti qua e ve li faccio vedere. Allora, incominciamo con la sabbietta Easy Clean che uso per la mia gatta, la lettiera igienica per gatti, la trovo veramente molto buona perché non fa trasparire gli odori della pipì e delle feci del gatto, e dura tantissimo e soprattutto fa da film tra l'urina del gatto e la bacinella di plastica che contiene la lettiera, e quindi non vi si rovina neanche la sua lettiera. Questa qui è favolosa, la prendo nel negozio degli animali, allo Zoo Market. Poi il gattopardo ginseng, buonissimi, io ne consumo tantissimi, sono 5+1, 1 in omaggio, viene 17 euro tutto il caffè. Sei arrivata? Ah, mamma mia, ma in ogni video ci devi essere tu, Sissi. E sono davvero buone, io prendo sempre questa marca perché mi trovo benissimo. Il ginseng lo bevo solo io comunque. Poi un altro prodotto molto buono che consiglio vivamente, come tutti i prodotti ovviamente di Yves Rocher, è il Pur Calmil, che è uno struccante, ce n'è dentro ancora un goccino, a base di camomilla, e lascia la pelle ben idratata e ben struccata. Poi questo prodotto qui non ho idea da dove arrivi, si chiama La Bioteca Italiana, non l'ho comprato io, credo che me l'abbia regalato mia mamma, è un detergente intimo all'elicrisio e olio di mandorle, è buonissimo ragazzi, davvero uno dei prodotti dell'igiene intima più buoni che io abbia mai provato, non so dove l'ha preso, comunque il profumo è buonissimo e la consistenza del prodotto da applicare nelle zone intime è eccezionale. Poi
Deodorante neutro Robert fresco, 0% sali di alluminio, questo qui è un roll-on, l'abbiamo strausato, come potete vedere è andato, completamente finito, buono, dal profumo intenso e lascia fresco per circa 48 ore senza formare aloni di sudore e buono e senza sporcare gli indumenti. Poi anitra WC al disinfettante, quindi azione disinfettante quotidiana, sbianca in profondità, elimina il calcare, elimina le macchie, profumo fresco. Io prendo sempre questa di solito perché ha dentro una componente di disinfettante, di anticalcare e di candeggina, che va benissimo vista la situazione che c'è adesso in giro, però ecco, io questa l'ho finita perché avendo tre bagni faccio il giro su tre bagni e comunque non mi dura tantissimo, mi dura un paio di mesi, non di più. Adesso l'ho ricomprata, come avete potuto vedere nella spesa del Lidl, però non ho preso la WC perché costa 2,79 questa, ma ho preso praticamente la V5 del Lidl a 1,09 euro. Poi il sapone da bucato muschio bianco Chantecler, buonissimo, questo dura 18 lavaggi, ma io in realtà l'ho usato per più di 18 lavaggi perché metto sempre solo un tappino e poi non ho solo questo appunto di prodotto per lavare, quindi mi dura di più anche per questo. Buono anche questo, lo consiglio, anche se secondo me quello top è il Formil del Lidl e il sapone al Marsiglia per il bucato dell'Esselunga, proprio marca Esselunga, sono i più buoni secondo me. Poi CIF crema con microcristalli, eccolo qui, il classico CIF, che io prendo sempre la versione quella bianca, che è quella classica che mi piace di più perché trovo che sia uno dei prodotti migliori per pulire tutti i sanitari, compresa la rubinetteria, perché non la rovina. Poi questa crema di avocado, questa non mi è piaciuta affatto, una crema che viene dalla Cina, l'ho presa su AliExpress, per la mia pelle troppo grassa, la usavo come crema per le mani, per la mia pelle non va bene, è troppo grassa e quindi non ve la consiglio. Poi Yves Rocher Sebo Vegetal, questa qui è una crema eccezionale, ripeto, ormai tutti i prodotti dell'Yves Rocher, inutile che ve lo dico, sono dei prodotti buonissimi, non si può dire niente, sinceramente non ne ho ancora trovato un difetto ai prodotti dell'Yves Rocher, credo che siano molto più buoni, a mio giudizio, i prodotti curativi per la pelle piuttosto che quelli tipo trucco, cosmesi. Ecco, per la mia pelle i prodotti di cosmesi per il Delivrosh sono troppo pesanti, non vanno bene, però i prodotti come creme, bagnoschiuma, così sono in regola. Lo prendo dal mio parrucchiere, questo l'ho preso a novembre, mi è finito adesso, sono 300 ml, è a base di camomilla perché nella fase della menopausa purtroppo viene un prurito intenso nel cuoio capelluto dovuto al fatto che sballa la circolazione sanguigna, quindi vi vengono dei pruriti talmente forti che a volte rischiate con le unghie, come potete vedere con le mie, di scorticarvi. Allora, per evitare di farvi del male, ho preso questo prodotto che è buonissimo, faccio generalmente sempre due shampoo, ma io lavo i capelli una volta alla settimana perché li ho secchi, quindi non mi si sporcano molto, e ecco perché il prodotto appunto è durato tanto e aiuta tantissimo, nel senso che il prurito veramente sparisce completamente, quindi è molto buono, lo consiglio, è dell'alter ego, ma lo trovate solo dai parrucchieri che tengono il marchio, comunque è buonissimo ragazzi, davvero buonissimo. Poi V5 cura lavastoviglie, io di solito prendo la confezione doppia in promozione sempre al Lidl, mi sembra che venga pochissimo, e la uso per fare la pulizia profonda della lavastoviglie una volta ogni 2-3 mesi. Fa molto bene perché la lavastoviglie dentro si pulisce davvero molto bene, io tolgo l'adesivo e lo metto nel cestello inferiore e applico un lavaggio che va dai 65 gradi in su. Poi Sien and Sensitive Wash, che dire, non c'è nulla da dire dei prodotti della Sien e del Lidl perché sono davvero eccezionali. Questo è un sapone mani molto delicato, infatti si chiama Sensitive, è buonissimo, li abbiamo finiti quasi tutti, ne abbiamo ricomprati altri due perché insomma Sien è una garanzia. Poi gli ultimi due prodotti, allora abbiamo un
Dubai, Matwalks, che è la cera per i capelli, ce n'è dentro ancora un po', non mi ha fatto impazzire, è molto grassa, è molto, unge molto il capello e dopo 3 giorni bisogna lavare i capelli. Adesso ne ho ricomprata un'altra perché questa è finita dal mio parrucchiere, che è molto più buona perché comunque non unge, tiene i capelli in piega e soprattutto non dovete lavarvi i capelli ogni 2x3. Questa secondo me è bocciata, direi. Uva rossa, Palazzo Massaini, crema mani, idratante emolliente di Bottega Verde, buona, buonissima, non buona come il Rocher, non siamo allo stesso livello, però insomma una crema accettabile. Ok, questo è tutto, se il video vi è piaciuto un pollice in su, vi aspetto alla prossima sul mio canale, vi rinnovo l'iscrizione e vi aspetto presto, grazie, ciao.